in un sistema in cui chi comanda non è il politico, è il banchiere. E allora, quando il politico viene qualificato da Ezra Pound come cameriere del banchiere, è chiaro che se vuole servire il padrone, lui viene mantenuto al suo posto di comando. Se lui vuole servire non il padrone ma la collettività nazionale, bisogna vedere che dice il padrone, perché tutte le volte che i politici hanno fatto gesti chiari per servire la collettività e non i padroni, i camerieri sono stati licenziati. Vediamo un esempio clamoroso. Lo esempio clamoroso è Craxi. Io non sono socialista, non sono mai stato socialista, però obiettivamente noi dobbiamo mettere in evidenza che quando c'era Craxi, lui si preoccupò di difendere la categoria dei lavoratori con la scala mobile. La scala mobile che cosa significava? Significava che se aumentava l'inflazione, la parte del potere d'acquisto che era persa dal salario doveva essere reintegrata, perché sosteneva Craxi giustamente che i diritti dei lavoratori vanno rispettati. Ora, quando è che Craxi è stato licenziato? Perché tutti i politici oggi, e noi l'abbiamo dimostrato, fanno politica con la disponibilità di soldi che hanno in prestito dai padroni, e i padroni sono i vertici delle banche centrali. Chi comanda? È ovvio che non è il segretario politico, ma chi lo paga? Chi comanda nel campo governativo ormai da quando è nata la moneta nominale è il governatore della banca centrale. Noi abbiamo messo in evidenza una considerazione che per la prima volta fu fatta dalla massoneria francese nell'immediato periodo immediatamente successivo all'avvento del sistema dello Stato costituzionale con la rivoluzione francese. La massoneria enunciò questo messaggio dicendo: quando cambia lo strumento, cambia lo scopo. Che significa cambiare lo strumento? Cambiare la struttura dello Stato, che è strumentale per perseguire gli scopi sociali. Quando in Francia c'era il re era l'espressione di una società organica, in cui cioè la società era concepita come l'insieme dei soci legati dal rapporto organico. È la vecchia visione del concetto di società tipica del diritto romano, tanto che i glossatori dicevano societas sunt homines, quibi sunt, la società siamo noi. Con l'avvento dello Stato costituzionale, la cosa più importante che è avvenuta non è la carta costituzionale, ma la banca centrale. Perché con la banca centrale il potere politico è stato spogliato della sovranità monetaria. E allora chi ha assunto il comando sostanziale delle nazioni non è stato il Parlamento e il Governo, che è stato fatto sempre di camerieri dei banchieri, come ha dimostrato la storia e come ha evidenziato per primo Ezra Pound. Perché? Perché con l'avvento dello Stato costituzionale, siccome la politica ha un costo, i mezzi per fare politica erano dati da chi aveva i mezzi per pagare, cioè chi aveva la stampa della moneta, i padroni del denaro, come giustamente dice la Rerum Novarum. E allora noi che cosa abbiamo? Che il politico oggi è costretto, suo malgrado, non perché abbia animo servile, ma perché le regole del gioco non consentono, altrimenti deve subire le direttive della banca centrale. La più clamorosa prova di quello che io sto dicendo è l'articolo 107 del Trattato di Maastricht, che non consente né ai governatori delle banche centrali né ai governi degli stati europei di manifestare desiderio, di fare segnalazioni o di avere un qualunque contatto, un qualunque dialogo con i vertici del sistema della banca centrale europea, cioè del sistema monetario che adesso andiamo a inaugurare. Questa è la prova quindi che chi comanda è chi ha la banca centrale in punto.